L'Abruzzo Earthquake Relief Fund, con i fondi raccolti in Canada per la ricostruzione dell'Abruzzo colpito dal terremoto, finanzierà un reparto della facoltà di biologia dell'Università dell'Aquila. L'Abruzzo Earthquake Relief Fund donerà 1,5 milioni di euro, pari a circa 2 milioni di dollari, per la ricostruzione dell'Università dell'Aquila gravemente danneggiata dal terremoto. Il denaro sarà impiegato per l'acquisto delle apparecchiature del reparto di biologia e scienze applicate. Il senatore Condinino, di origine abruzzese, presidente del Comitato di Toronto per la raccolta fondi, ha sottolineato che le apparecchiature sono fondamentali per far sì che l'università diventi un centro di eccellenza. L'abbiamo fatto perché aiutando l'università, dando più vita, quanto noi doniamo all'università, una cosa piuttosto di permanenza per il futuro, sarà più facile loro ritenere e attirare più studenti. Il governo dell'Ontario ha contribuito con 500.000 dollari al fondo dell'Abruzzo Earthquake Relief Fund. L'iniziativa mira a rivitalizzare l'economia della città dell'Aquila. L'università è un punto focale per l'Aquila e quindi siamo contenti che il contributo vada a favore dei giovani e a favore del futuro. Il 6 aprile 2009 un potente terremoto colpì l'Abruzzo causando 200 morti, oltre 1.000 feriti, 65.000 senza tetto, 15.000 edifici distrutti. Il sisma ha danneggiato o distrutto 49 paesi e villaggi della regione. Nella nostra comunità volevano essere sicuri che questi fondi, che questi raccolti che abbiamo fatto andavano al giusto punto. L'Abruzzo Earthquake Relief Fund, costituito per contribuire alla ricostruzione dell'Abruzzo, è guidato da Villa Charities in collaborazione con varie organizzazioni italo-canadesi. Enzo Di Mauro, Italnews.ca.